I pennelli sono i nostri migliori alleati nella pittura, una sorta di estensione della nostra mano. In una tecnica come l'acquarello, nella quale gli errori non si possono correggere facilmente, la buona qualità della punta è fondamentale. In questo video troverete dei consigli su come usare correttamente i pennelli, come pulirli e riporli per poterli conservare a lungo e come recuperarli se si sono rovinati. Il pennello è uno strumento delicato, spesso assai costoso, che può essere facilmente danneggiato se non si usano alcune accortezze. Per iniziare, se i vostri colori sono nei godet, vi consiglio di non usare i vostri migliori pennelli per prelevare il colore, per evitare di rovinare la punta. Meglio destinare un vecchio pennello piatto per questo scopo. Bagnate bene il pennello prima di iniziare a dipingere. Immergetelo senza arrivare al manico di legno e scuotetelo con forza per separare bene le setole. Come abitudine, non lascio mai il pennello intriso di colore, lo sciacquo in acqua pulita ogni volta che passo ad un altro pennello o quando faccio una pausa. Lo tampono su un panno e lo appoggio sul tavolo. L'ideale sarebbe usare un poggiapennello, ma con tutta la buona volontà, dopo una decina di minuti di lavoro, il mio tavolo è un campo di battaglia e non riuscirei a trovarlo. Una cosa da non fare assolutamente è lasciare i pennelli nel contenitore d'acqua, perché la punta potrebbe deformarsi e inoltre non è consigliabile lasciare la ghiera a contatto con l'acqua, perché a lungo andare la colla potrebbe sciogliersi con questo risultato. I pennelli per acquarello vanno usati solo per l'acquarello, al massimo con la gouache e in nessun caso per applicare il liquido di mascheratura, perché il lattice si fissa alle setole e siccome non esistono solventi per scioglierlo, non riuscirete più a levarlo. Piuttosto usate un vecchio pennello e immergetelo prima in un po' di sapone liquido. Anche quando si vuole togliere del colore o delle macchie dal foglio strofinando con un pennello, è meglio usare un pennellino piatto economico che non si usa per dipingere. Con il tempo le particelle dei pigmenti, del legante e degli additivi contenuti nei colori tendono ad accumularsi nei peli del pennello, soprattutto in prossimità della ghiera. Questa è una delle cause della deformazione del pennello in scopa di saggina. Per evitare questo problema, quando si finisce di dipingere è sufficiente lavarli bene in acqua pulita. Io li passo sempre sotto un getto di acqua tiepida di rubinetto fino a quando non si esaurisce tutto il pigmento. Ma una volta al mese circa mi prendo un po' più di tempo e faccio una pulizia un po' più profonda. Per questo uso il sapone di Marsiglia oppure uno di quelli formulati appositamente come questo, che è quasi finito, ma so che quasi tutti i marchi di pennelli ne hanno in catalogo. Sono saponi non aggressivi a base di olio o di miele. Adesso vi faccio vedere come procedo. Prendo uno dei miei piatti in ceramica che uso come tavolozza, il mio sapone qui, il contenitore con acqua pulita. Allora immergo il pennello e lo scuoto per separare le setole. Poi lo passo delicatamente sul sapone in questo modo. E lo strofino così sul piatto. Essendo la superficie bianca, vedo subito quanto pigmento è rimasto tra le setole. Prendo altro sapone e continuo, senza premere troppo, non è necessario. Questo movimento che divarica le setole a partire dalla ghiera aiuta il sapone ad entrare e a sciogliere i residui. Ci si può aiutare anche con la punta delle dita, premendo delicatamente sulle setole lungo tutto il bordo della ghiera, per rimuovere le particelle di sporco. Quando ho finito, sciacquo il pennello sotto l'acqua del rubinetto tiepida con la punta verso il basso e cerco di evitare che l'acqua corrente entri nella ghiera dall'alto. Se prevedo di non usare il pennello per molto tempo, dopo risciacquo riformo la punta del pennello con le dita e un po' di sapone. Oppure lo infilo in una di queste reticelle che sono studiate per proteggere la punta e preservarne la forma. Con queste reticelle posso anche mettere la testa in giù, una posizione ottimale per far asciugare il pennello.
In alternativa lo appoggio su un panno in microfibra in orizzontale. Assolutamente da evitare di mettere i pennelli, soprattutto se bagnati, in posizione verticale. Allora, per riporre i pennelli io uso un rotolo Fudemaki, che è una stuoia di bambù con cuciture e tasche di tessuto per tenere i pennelli in posizione. La stuoia si arrotola in questo modo e i pennelli si possono anche trasportare, ma io lo trovo scomodo perché questi hanno la tendenza a scivolare fuori dal rotolo. Allora, per evitare questo inconveniente ho inserito un panno, ma è una soluzione provvisoria fino a che non avrò trovato un contenitore più funzionale. A volte purtroppo capita che i pennelli si possono rovinare. Il danno più comune in un pennello per acquarello è la deformazione della punta, la scopa di saggina come vi dicevo prima, oppure qualche pelo che non resta in forma. Nel caso delle setole ribelli si può cercare di rimuoverle con un paio di pinzette, tenendole vicino alla base e tirandole verso il basso contro il bordo della ghiera per cercare di spezzarle. Mai usare le forbici perché si rischia di rovinare tutto il pelo. Per i pennelli che hanno perso la punta fusolata, il rimedio migliore è quello di immergerli in acqua calda per qualche minuto. Scuoto un po' il pennello fino a quando le bolle d'aria non sono finite. E poi lo straggo dall'acqua verticalmente. Voilà, la punta è ritornata a posto. Per mantenere la forma si può usare lo stesso sapone per la pulizia dei pennelli oppure della gomma arabica. Infatti, quando acquistate un nuovo pennello per acquarello, avrete notato che i peli sono incollati e duri. Questo perché sono rivestiti con una soluzione di gomma arabica per proteggerli durante la spedizione. Quando li riprendete per dipingere, basta sciacquarli nell'acqua e sono subito pronti all'uso. E voi come vi prendete cura dei vostri pennelli? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi piacciono o trovate utili i contenuti che propongo, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche, oppure alla mia newsletter, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.